Buonasera a tutti, benvenuti al gruppo di lettura La Paloma. Stasera vi vorrei parlare del genere fantasy, un genere purtroppo bistrattato dalla letteratura, poiché è considerato una letteratura inferiore o una letteratura per l'infanzia. Invece vi assicuro che il genere fantasy non ha niente da invidiare a tutti gli altri generi letterari. E per questo vi invito assolutamente alla lettura. Voglio parlarvi di un libro che è uno dei pilastri della letteratura fantasy, è Il Signore degli Anelli di Tolkien. E questo libro è veramente un pilastro della letteratura fantasy, però essendo anche molto corposo, occorrerebbe leggere prima di questo altri due libri in realtà. Tolkien è stato molto prolifico nella sua letteratura, ha scritto tantissime cose, tantissimi racconti anche che sono stati pubblicati anche dopo la sua morte, ma diciamo che Il Signore degli Anelli è la sua opera più famosa, più riconosciuta. E in realtà, per conoscere il mondo fantasy di Tolkien, occorrerebbe leggere come primo libro di tutti il Silmarillion, dove viene raccontata proprio la genesi del mondo, come le creature magiche nascono, come esistono gli dèi e come nasce appunto il mondo. Però è come se fosse la Bibbia del mondo di Tolkien, ma è un libro veramente difficile e quindi non ve lo consiglio come prima lettura, anche se in ordine cronologico andrebbe letto per primo, perché appunto è la genesi del mondo, però è un libro veramente difficile e non ve lo consiglio come prima lettura, soprattutto se non siete avvezzi al mondo fantasy. Potrebbe risultarvi molto difficile e abbandonare questo genere, cosa che assolutamente non va bene. Invece vi consiglio come prima lettura di leggere L'Hobbit. L'Hobbit è il preambolo del Signore degli Anelli, di cosa accade, di cosa accadrà prima. È un libro molto bello, si legge benissimo, assolutamente scorrevole e come potete vedere è anche poco corposo, perché il fantasy ha tante cose da dire, un mondo intero da raccontare e i libri di solito sono comunque abbastanza corposi. Quindi, come prima lettura, se non vi siete mai avvicinati al mondo fantasy, vi consiglio assolutamente L'Hobbit per iniziare a prendere dimestichezza con questo mondo. Assolutamente, come prima lettura consiglio questa. Poi, se L'Hobbit vi piace, siete interessati, allora proseguire con Il Signore degli Anelli. Io ho una versione integrale, quindi sembra un libro molto grosso, ma in realtà sono tre libri da leggere. Ci sono delle edizioni in cofanetto in cui i tre libri sono separati. L'ordine con cui dovete leggere i libri è previsto, quindi dovete leggerli nell'ordine che vedrete sia se avete il cofanetto e sia se avete assolutamente il libro unico. Non spaventatevi se vedete tante pagine o comunque vedete tre libri, perché si legge veramente molto scorrevole, è una letteratura, una storia meravigliosa, si legge veramente in pochissimo tempo in realtà, anche se sembra così grosso. Se sembra, in realtà lo è, però vi assicuro che una volta che lo leggerete non lo sembrerà. Se una volta finito L'Hobbit e Il Signore degli Anelli vi ha appassionato e vi sentite pronti, allora a questo punto vi consiglio la lettura del Silmarillion, appunto per rendere più chiaro come questo mondo è stato generato. Di questi libri sono stati anche fatti diversi film e adesso uscirà anche una serie su Amazon e vi consiglio di leggere i libri perché i film sono una cosa e sono molto belli, una grafica stupenda, però i libri ovviamente sono un'altra cosa e se vi piace Il Signore degli Anelli, vi sono piaciuti comunque i film, ma volete veramente sapere come
com'è, assolutamente dovete leggere i libri. E spero con questa piccola miei consigli di avervi invogliato alla letteratura del fantasy e vi auguro una buona lettura.